predatori, di stalker. Per fortuna sono dati finti, come tutti i dati che fornisce il Presidente del Consiglio. Scusate, ho dimenticato il telefono acceso. Scusate, ho dimenticato chi era? Mi babbo. I fattori del sì puntano molto su due argomenti. Uno, che il sì è il nuovo, mentre il no è il vecchio. E l'altro argomento invece è che non vengono toccati i principi fondamentali della nostra Costituzione. Sono vere queste due posizioni? No, quasi niente di quello che dicono i fautori del sì è vero, purtroppo. Parlo naturalmente del Presidente del Consiglio, della Ministra Boschi, di Giorgio Napolitano e di altri, non di tanta brava gente che purtroppo si è convinta a votare sì non conoscendo il contenuto di questa riforma. In realtà nessuno va a un referendum a votare per il nuovo o per il vecchio. Uno va al referendum dopo aver verificato che il nuovo sia migliore del vecchio, altrimenti si tiene il vecchio. Vecchio poi si fa per modo di dire, perché la nostra è una delle costituzioni più recenti del mondo, è del 1948, quella degli Stati Uniti è del 1789, è stata cambiata in 27 emendamenti. La nostra, che è infinitamente più giovane, è stata cambiata con 43 nuovi articoli e adesso si vuole cambiare con 47 nuovi articoli. Anche le leggi razziali erano il nuovo, nel senso che prima delle leggi razziali non si perseguitavano gli ebrei e dopo le leggi razziali si perseguitavano, poi per fortuna sono state abrogate. Quindi il nuovo e il vecchio non vuol dire niente, bisogna votare il meglio oppure respingere il peggio. Questa è una riforma che porta al peggio. L'altra domanda riguardava il fatto che cambiare la 47 articoli della seconda parte della Costituzione non intacca i principi fondamentali della prima. È una bugia pietosa. Prendiamo soltanto l'articolo 1, che se è al primo posto tra gli articoli, una ragione penso ci sia. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme previste dalla Costituzione. Tanto la sovranità appartiene al popolo, non è che promana, deriva, arriva dal popolo che poi la consegna a qualcun altro. Appartiene. Come si esercita la sovranità del popolo? Con il voto. Eleggendo i rappresentanti del potere legislativo che hanno il compito di fare le leggi e di controllare che il governo non esca dal seminato. Bene, noi avremo in futuro due camere, perché il Senato non è stato abolito, una camera elettiva, la Camera dei Deputati, e il Senato interamente composto da persone non elette dal popolo per fare i senatori, ma elette dal popolo per fare i sindaci o per fare i consiglieri regionali, oppure non elette proprio per fare niente, ma in cinque casi nominate dal Presidente della Repubblica tramite i suoi amici, non si capisce. Ora, chi fa le leggi deve rappresentare il popolo, per rappresentare il popolo deve essere eletto dal popolo per fare le leggi, punto. Se questa cosa non c'è, è una violazione dell'articolo 1, cioè del principio fondamentale della nostra Costituzione, che è la sovranità popolare. Il Senato dei nominati fa sì che la sovranità non appartiene più al popolo, ma appartiene ai partiti, o meglio, appartiene a tre o quattro capi partito che si nomineranno a loro immagine e somiglianza un'intera Camera, che sarà chiamata a votare obbligatoriamente leggi importantissime come le leggi costituzionali e come tutte le leggi che promanano dall'Unione Europea, mentre tutte le altre leggi che non sarà più obbligato il Senato a votare, potrà decidere autonomamente di votarsele facendone richiesta con un terzo dei suoi membri, che vuol dire che il Senato, se vuole, avrà gli stessi identici impegni che ha oggi per quanto riguarda l'approvazione delle leggi, e quindi non si vede come possa essere composto da persone non elette dal popolo. Grazie mille. Va bene?